Gilgamesh, cari amici, Gilgamesh, vedete Gilgamesh, gli USA restituiscono all'Iraq oltre 17.000 reperti trafugati. Tra questi la tavoletta del ciclo di Gilgamesh. Dire Gilgamesh vuol dire Serafino Mossoni, vuol dire parlare della storia della filosofia di Serafino Mossoni, perché questa storia della filosofia di Serafino Mossoni inizia con Gilgamesh, ma pensate che situazione. È stato l'amico Mario Vittone che mi ha mandato questo post, questo bellissimo post. Gli USA restituiscono all'Iraq oltre 17.000 reperti trafugati, tra questi la tavoletta del ciclo di Gilgamesh. Beh, qua non voglio fare alcuna considerazione sui disastri che hanno fatto gli USA nelle due guerre contro l'Iraq, non voglio fare alcuna considerazione, sarebbero le stesse considerazioni che io farei sui disastri che noi occidentali abbiamo causato alla Libia del colonnello Gheddafi, quindi stendiamo un velo pietoso. Mi voglio fermare soltanto su Gilgamesh. Grazie Mario Vittone, grazie caro, si vede che tu mi conosci bene, caro Mario Vittone. Eccola qua, la mia storia della filosofia. E siccome io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, è chiaro che dovevo scrivere la mia storia della filosofia. Però le storie della filosofia mica cominciano con Gilgamesh. No, cominciano con l'antica Grecia, i filosofi presocratici, poi arriva Socrate. Dire filosofi presocratici vuol dire partire dal 600-500 avanti Cristo, ma con Gilgamesh siamo nel secondo millennio avanti Cristo. Ma qual è l'importanza di Gilgamesh? Perché è un'opera che è giunta sino a noi nella sua interezza. In questa opera c'è scritto che il sovrano mesopotamico Gilgamesh fu sconvolto dalla morte, perché vide l'orribile volto della morte. Cosa vuol dire vedere l'orribile volto della morte? Beh, vuol dire vedere un cadavere in putrefazione, capito? Un cadavere in putrefazione, c'è l'orribile volto della morte. E la filosofia parte, almeno quella scritta, la filosofia parte dalla constatazione della morte. E qua in questa opera, che è intitolata L'epopea di Gilgamesh, c'è proprio scritto così, che il sovrano mesopotamico Gilgamesh rimase sconvolto dall'orribile volto della morte. Per cui, cari amici, io qua mi fermo e vi dico subito, andate voi a leggere la mia storia della filosofia. Costa 4 soldi, se però non volete spenderli questi 4 soldi, non dovete fare altro che andare sul mio potentissimo canale YouTube a vedete dove io ho oltre 10 milioni di visualizzazioni e ci sono tutti i 30 o 31 video che fanno parte della mia storia della filosofia. E non spendete manco il becco di un quattrino, capito? Neanche il becco di un quattrino. E qua sentirete parlare a lungo di Gilgamesh, vedete qua, cari amici, grazie Mario Vittone. Bene, a Mario Vittone e a tutti voi, tanti cari saluti dalla mia storia della filosofia.